Allora, salve ragazzi, benvenuti nella cucina di Sapore e Cuore, anche se ora, insomma, sono tutti i video diciamo, su Mr. Quality, quindi Sapore e Cuore è in stand by, penso che sarà in stand by per un po'. Comunque oggi facciamo la matriciana. Ok, vedete qua, ho già messo il guanciale, sto facendo, facciamo la gamma, ora sto facendo sudare questo, diciamo, questo guanciale, lo sto facendo per due persone. E non ho aggiunto olio, non ho aggiunto niente, soltanto questo è il grasso diciamo, del guanciale che sta scendendo. Ora, dopodiché, quando il guanciale sarà pronto, ora dopo lo sfumo con il vino bianco, dopodiché unisco un pochino di cipolla bianca che ci vede, ma giusto un poco, tagliata molto sottile. Senza io lontano perché la gamma non zoom bene, non ce la metto a fuoco. Quindi caccio il guanciale, unisco un pochino di cipolla, la faccio un pochino rosolare, dopodiché unisco i pomodori pelati, che non sono pomodori di stagione, quindi insomma oggi non abbiamo dei pomodori, quindi ho usato dei pomodori pelati, che li ho fatti manualmente, non li ho messi in nessun mix, quindi ho aggiunto un pochino di sale e per cacciare insomma l'acidità ho aggiunto un pizzico di bicarbonato, solo un pizzico. Si può aggiungere il bicarbonato, lo zucchero, a fantasia vostra. Comunque il guanciale è quasi pronto, bello rosolato. Ora gli faccio soltanto una spruzzatina di vino bianco, giusto una sfumatura. Non bicchieri, non... Ora facciamo evaporare il vino. Dopodiché calcio il guanciale e unisco la cipolla. Così la cipolla la faccio finire un pochino anche nel vino. Ecco qua. Ora metto subito la cipolla. Perché se la mettevo prima la cipolla si bruciava. Perché si brucia la cipolla. Già viene l'odore della cipolla subito. Si può dire che la cipolla è già fatta, già rosolata. Ok, adesso unisco subito il pomodoro. Nello stesso olio, c'è chi lo caccia, l'olio, io invece no, perché mi piace questo olio, viene da tutto il sapore al suo. Ok, ora ho unito il pomodoro, viene già un odorino. A volte mi stupisco anche io insomma, di quello che cucino. Comunque, ho anche il pecorino, quello buono, quello che questo qua, insomma questa parte la useremo soltanto per saltare la pasta, dopodiché nel finale si aggiungerà l'altro pecorino, anche per decorazione. Comunque adesso facciamo andare la pasta e faccio andare il sughetto per 15 minuti più o meno. Nel frattempo adesso metto la pasta, fra poco, fra non molto, quando è fra 5 minuti più o meno, quando è il tempo della cottura della pasta. E stasera utilizzerò, non utilizzo il bucatino, perché il bucatino non a tutti piace questo bucatino, è anche difficile da mangiare, uno si sporca, si fa, poi è anche difficile anche la cottura, perché il bucatino ti frega. Il bucatino se non lo cacci bene prima al dente passa subito la cottura. Comunque, adesso insomma metterò la pasta
qui ho già messo del sale, ho messo il bicarbonato, tutto pronto, deve soltanto cuocere per altri 15-20 minuti più o meno. Allora ragazzi, adesso unisco il guanciale nel sugo perché è quasi pronto, la pasta è quasi arrivata a cottura. Uniamo il guanciale che avevo tolto prima. Adesso la provo di sale, insomma, per vedere se il sugo è buono come è venuto. E vi faccio vedere come si fa in cucina, come fanno insomma nei ristoranti, questo provato così. Non mi criticate su questo perché nei ristoranti fanno così, tutti i grandi chef. Se qualcuno di voi ha mai cucinato in un ristorante non lo sa com'è. Comunque adesso metto la pasta. Come ho detto, ho utilizzato degli spaghetti, non dei bucatini. È una cosa personale, voi utilizzate i bucatini, logicamente utilizzate la pasta che volete. Per due persone voi dite mamma mia quanta pasta, e purtroppo c'è il cameraman che mangia, me la dite, è una buona porchetta. Io non sono una buona porchetta, ma lui sì. A posto, abbiamo la fiamma, un pochino di acqua di cottura e facciamo andare la pasta come al solito. Sì. Ok, attimo che chiudo la cappa che sennò non si sente niente, mi ero scordato di chiudere la cappa ragazzi. Il cameraman non mi dà nessun suggerimento stasera. Di solito lui è molto. Lui, e dunque è sempre molto attenta. Va bene, ora lo facciamo andare per un minutino così. Non sto utilizzando la fiamma alta perché c'è del pomodoro, il pomodoro se lo facciamo cambia gusto poi dopo, a me non piace, quindi sempre a fiamma media, una fiamma su un fuoco normale. Non ho utilizzato questo grano, che questo è più. Comunque, ci siamo. Deve essere bella al dente, l'ho cacciata qualche minutino prima. Mettiamo un po' di acqua. E va bene così. Il guanciale quando lo tagliate, insomma, levate tutta la parte scura, dovete lasciare soltanto quella la parte buona, quella parte che cambia colore, quella va tolta, va. Non va lasciata, insomma. Non vi ho fatto vedere come si fa, se no facciamo video qua. Io lo so che ha tanto interesse, ma io non sono un grande così. Visto che faccio tutto io qua, si può dire monto, cucino, faccio i video, sono un tutto fare, quindi, e non ho questa grande esperienza ancora di montare i video in quel modo. Quindi il guanciale, quando lo pulite, lasciate quella parte nera, la parte dove c'è il pepe, quella va tolta, perché sennò vi cambia proprio il gusto. Comunque ci siamo, nel frattempo io parlavo, visto che c'è una parlantina. Adesso unisco anche proprio l'acqua che la vedo un pochino secca. Okay.
E adesso unisco il pecorino e mantecolo. Tempo di farlo. Facciamo fare un'altra bollitina. Sempre a fuoco moderato. Dopodiché ora spengo il mantecolo. Si sente quella puzza di piedi di quei pecorini a basso costo. Ci siamo. Ora il cameraman andrà di là e io impiatto. Va benissimo. Grazie, tutto questo quella ruota. È un piatto facile, semplice, insomma lo può fare chiunque. Io l'ho unita prima, così dà anche un po' di gusto, se no la potevo unire dopo. Ancora mi piacciono le cose fatte bene, e quando mangio mi piace mangiare bene, preferisco non mangiarlo solo se non mangio bene. Ok, adesso faccio una bella ricottatina del pecorino quello buono. Così una spruzzatina, dopodiché non lo prendo con le mani, questo è un veleno. Unisco, questo è a nostra scelta, ripeto, non è la scelta della matriciana. Unisco un pochino di Viagra calabrese, e questo è forte, questo penso sia un abbanero. Ok. Il pepe nero solo per decorazione, lo metto così ai bordi. A me piace tutto pulito. Ecco ragazzi, questa è la mia matriciana, sapore e cuore, e questo sarà il nome, penso, del mio ristorante. Mr. Quality è il nome del canale, ma comunque adesso facciamo, la voglio provare. Stavolta uso il cucchiaio, non mi interessa, anche se vedete che il cucchiaio non si deve usare, io lo uso. Io sono un pastaro, cioè il vero pastaro. Primo che sono un pastaro di pasta lunga, non di pasta corta, perché ora la corta non tanto. Oh, adesso facciamo l'assaggio senza il peperoncino. Vediamo com'è, giusto per sapere. Mi
sono superato, è buona. È buona veramente. Non si sente, a volte provo quella, insomma, quella matriciana, perché loro cosa fanno? Mettono guanciale e cipolla tutto insieme, quindi fanno bruciare la cipolla e poi si sente quella mano della cipolla bruciare, quindi ti cambia proprio il gusto, questo è proprio buono. Comunque, seguite quello che c'è nel video, come l'ho fatta io, che viene veramente, se ci mettete, ok, ora vi spiego due cose veloci, dopo chiudo. La cucina è amore e passione, è come quando andate con una bella donna, con un bell'uomo, ci vuole passione nelle cose, non ci mettete amore e passione, non vi viene niente bene. Queste sono le parole. Mi ricordo quando ho incominciato a cucinare, un grande chef mi diceva così: mettici amore e passione e vedi che ti viene bene. E aveva ragione lui, era un grande. Comunque ragazzi, non vi scordate di cliccare su seguimi, iscrivetevi al canale, di lasciare un like e niente. Ci vediamo la prossima volta con un video, con un vlog, una recensione, con una video ricetta. Io sono sempre presente e vi ringrazio perché voi siete la mia forza. Ok, grazie di cuore a tutti e ci vediamo alla prossima.